Siamo qui all'interno del San Carluccio, stasera a Napoli, per Mamma Ma, Sì. Daniela Ioia, protagonista di questo scritto monologo di Massimo Andrei con la regia di Gennaro Silvestri, una donna che si trova a un certo punto a dover decidere e ha la possibilità di vedere quale strada potrebbe essere la Esatto, migliore. sì, è la storia di questa Enza Amato, si chiama la protagonista, ed è la storia di questa donna che è alle prese con un test di gravidanza, quindi nel momento in cui si ritira in bagno a fare il test, quei pochi minuti di attesa diventano interminabili e quindi le si prospettano davanti tre mamme che potrebbero, diciamo, essere la sua mamma. E quindi poi esce dal bagno devastata da questa visione che ha avuto durante questi minuti di attesa, ecco. Amore, ascoltami, il dottore qua dice che ci sono delle cose che l'uomo può avere e che si devono curare. Io faccio quello che dice il padre, perché se no c'è una piccina ogni 10 minuti. La femmina quando sta sotto stress sa, buff, è che subito rara. Uno Viaggia spettacolo per 3 giorni. divertente, spero. Tre tipologie di mamma che in Sì, qualche modo, no, insomma, poi. totalmente differenti l'una Perfetto. dalle altre, quindi sia proprio per vissuto, per condizioni proprio di vita, cultura, cioè proprio tre mamme totalmente differenti l'una dalle altre. C'è qualcosa che dobbiamo raccontare circa una compagnia teatrale? Sì, allora lo spettacolo è scritto da Massimo, come hai detto tu, la regia è di Gennaro Silvestro ed è prodotto da Teatro Insania, che è una giovane realtà teatrale, una giovane compagnia messa su da me, dal mio compagno Antimo Casertano, anche lui attore, e quindi niente, stiamo crescendo piano piano, quindi questa è una delle prime produzioni, poi faremo anche Gli Innamorati di Goldoni a gennaio, produciamo anche un altro spettacolo sempre di Antimo, che vedrà protagonista solo lui, quindi piano piano cerchiamo di portare avanti i nostri progetti. Bella di presenza. In realtà siamo nel posto giusto per fare Mamma Ma. Questo è un posto in cui si sono formati e sono cresciuti e hanno cominciato grandi nomi, no? Sapete tutti quanti la storia di questo posto. Io ci sono particolarmente legato e sono contento che Daniela Ioia, attrice, Gennaro Silvestro, regista, partano da qui, diciamo, con questo testo che è un bel esercizio divertente, sempre una riflessione, questa volta sulla maternità, sull'essere madre o no, però sempre con la doppia vita, cioè nel senso la vita comica e la vita amara, amarissima a tratti. E niente, poi la parte bella, diciamo, di vedere uno spettacolo a San Carluccio è che tieni l'attore, l'attrice a pochi metri e quindi il live è proprio live, cioè non c'è quello spazio di 20 metri dalla prima fila e ne senti anche il respiro, È naturalmente. un mese, dottore, è un mese che non si esce di casa, c'è la sfrandumata, c'è l'andata, c'è la prova d'ammurbata. Ma sono 3 giorni che non si toglie di dosso quella divisa di metro notte, ma non capito che l'hanno allontanata Questo è uno spettacolo, a mio avviso, un po' per tutti, nel senso che tutti siamo figli, possiamo non essere madri, possiamo non esserlo stati, qualcuno perché è maschio, qualcuno perché non ci è riuscito, ma figli lo siamo tutti quanti, quindi capire che cosa significa la maternità e con il linguaggio divertente, con un'attrice brillante come Daniela, secondo me è un bel momento.